Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Oggi riproviamo a espandere la RAM di questo bellissimo Commodore PC10. Se vi ricordate, avevo pubblicato un video breve in cui tentavo di espandere la RAM, ma non c'ero riuscito. In tanti avevate provato ad aiutarmi, ma chi realmente è riuscito è stato Nicola Avanzi, che ringrazio pubblicamente. Tra l'altro Nicola Avanzi non è la prima volta che ringrazio all'interno del canale Valoroso IT, perché un paio di volte mi aveva già regalato alcuni oggetti carini, tipo un'espansione che si applica alla user port Commodore 64 e alcuni programmatori. Nicola Avanzi ha confermato quella che era una mia perplessità, cioè il fatto di dover fare l'upgrade di un chip, un PAL, quindi una logica programmabile all'interno del computer, perché non gestiva 640 KB di RAM al posto dei 256 del computer. Bene, oggi facciamo questa prova. Vediamo se in effetti si riuscirà ad espandere la memoria del computer. Era da tempo che desideravo un Commodore PC10 in collezione. Innanzitutto perché è Commodore, quindi un marchio a cui sono molto affezionato. In secondo luogo perché è un computer compatibile IBM, quindi è un PC. È del 1984, ha processore Intel 8088, 256 KB di RAM, ma visto che io ci voglio far girare Fortnite, 256K mi sembrano un pochino pochi, quindi ho deciso di espanderlo a 640 KB di RAM. Non ha hard disk e ha due floppy disk da 5 pollici e un quarto, disco A e disco B. Come sapete, sul mio sito internet www.valoroso.it pubblico le schede dei computer che ho in collezione. Purtroppo non riesco di tutti, però di questo l'ho pubblicata e all'interno troverete tutte le caratteristiche del computer. Ah, ve lo chiedo tutte le volte, visto che molti di voi che guardate i miei video non sono iscritti al canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. A voi non costa niente, ma a me fa molto molto piacere. Ora, vi risparmio le manovre meccaniche dell'apertura del computer. Aprirò tutto io e renderò disponibile la scheda madre per fare le operazioni che servono a espandere la RAM. Non ci ho messo molto. Il computer è qui, smontato, adesso ve lo faccio vedere. Allora, innanzitutto avevo levato la parte superiore del case, poi ho smontato i due floppy disk drive che ho riposto lì. È molto semplice farlo, ci sono due viti da questo lato per ciascun floppy e una vite dall'altro lato. Poi ho tolto anche l'alimentatore con le quattro viti che lo aggrappano alla parte posteriore del case. A questo punto potete notare l'interno del computer. Vedete che la scheda madre del modello del mio computer è suddivisa in due parti, perché so che ci sono dei Commodore PC10 con schede madre intere, non suddivise in due parti. Dovevo fare dei test a questo computer, quindi avevo già installato una schedina di test per il bus ISA. Questa è la scheda video, ma adesso vi faccio vedere anche l'altra scheda video che era a corredo del computer, che era questa qua, sempre una scheda video ISA a 8 bit. Non so perché questo computer avesse due schede video. Oltretutto sul manuale, quindi sia sul manuale utente sia sul service manual, è indicata soltanto questa scheda qui, non quest'altra, che quindi ho rimosso temporaneamente. Però funziona, l'ho provata e funziona. Procediamo. A questo punto installo i due banchi di chip RAM. Questi sono i chip RAM che ho recuperato da un computer funzionante. Questa cosa l'avevo già fatta, l'avete vista anche nel video breve. E infatti mi sono incartato successivamente, adesso stiamo ripercorrendo tutti i passaggi e vediamo un attimino se questa volta funziona in maniera diversa. Sono RAM compatibili con quelle già presenti, quindi queste qua sono MB81256. 256 kilobit per un bit. In pratica, per formare il byte servono 8 chip e quindi ciascuno formerà un bit del singolo byte, e in più c'è l'ultimo chip che è la parità, che è un controllo del valore della cella della RAM. Installiamo i chip. Per ogni banco RAM vanno inseriti appunto 9 chip. In totale dovremo aggiungere 18 chip. Bisogna seguire l'orientamento corretto, quindi il chip, che ovviamente come ho detto era già compatibile con la memoria esistente,
ha una tacchetta di riferimento che deve essere rivolta verso questo lato, e si nota anche sugli zoccoli che hanno una tacchetta di riferimento. Sono passato al secondo banco di Cipram. Allora, in teoria io il primo esperimento l'avevo fatto solo con il primo banco di RAM aggiuntiva e mi sarei accontentato anche di avere 256k in più, perché 256k li ha già, 256 in più arrivavamo a... Allora, non riesco a parlare mentre faccio i lavori, quindi se mi vedete impedito coi chip, perché sto nel frattempo anche parlando e pure registrando. Quindi dicevo, potevamo fare soltanto il primo banco e arrivare a 512k, oppure mettere anche il secondo banco di RAM, altri 256k, che però non li legge tutti, e arriviamo a 640k in totale, almeno sulla carta questo, in teoria. I chip sono tutti inseriti, tutti e 18. A questo punto, sul service manual, erano indicate le posizioni di DP switch da utilizzare. Quindi io adesso ho 640 KB di RAM, possiamo vedere che gli switch numero 3 e 4 devono essere entrambi su off. Gli switch sono qua, al momento l'1 è su off, il 2 è su on, il che corrisponde a, diciamo, l'1 boot, quindi vuol dire che parte, il computer può partire, non è in diagnostica. Il 2 su on corrisponde a il coprocessore matematico non installato, e ora andiamo a vedere i 3 e 4. Il 3 e 4 al momento sono off on. Off on corrisponde a 256 KB. Ora li mettiamo tutte e due su off, quindi in alto, per arrivare a 640 KB. Ok, fatto. Poi gli altri 4 switch servivano per la scheda video, quindi il tipo di scheda video installata e il numero di disk drive installati. A questo punto io pensavo che la RAM fosse installata e opportunamente configurata, perché su qualsiasi altro computer che avevo mai fatto in passato, che avevo mai espanso la RAM, e questa era l'operazione che andava fatta. Infatti, accendendo il computer, io mi sarei immaginato di vedere qui il conteggio della RAM che andava fino a 640, invece no, vedete? Il conteggio si ferma a 256 KB. Vabbè, adesso dà anche l'errore al disk drive A, perché ovviamente li ho tolti. Ed è qui che è subentrato Nicola Avanzi con i suoi suggerimenti. Infatti alcuni mi hanno suggerito, ma guarda che magari i chip RAM sono sbagliati, magari ce n'è qualcuno che non funziona. Nella realtà dei fatti io pensavo che non fosse possibile questo discorso, perché altrimenti il computer li avrebbe identificati ma avrebbe anche dato errore. Ho anche pensato che fosse il BIOS o BIOS, non so se lo volete pronunciare all'italiano o all'inglese. L'avevo aggiornato, insomma, si parla sempre di 40 anni fa, diciamo che l'ho aggiornato alla versione 2.05 rispetto alla 2.03, ma non era cambiato niente. Inoltre avevo anche provato a programmare dell'Apron con dei diagnostici e anche loro non identificavano la RAM aggiuntiva. Il colpevole era questo chip qui, una PAL, una logica programmabile, e come mi è stato suggerito da Nicola Avanzi, io ho acquistato una GAL, che è anche questa una logica programmabile, compatibile con la PAL, un pochino più recente, e l'ho programmata con il programmatore che utilizzo solitamente, il TL8662 Plus. Allora, il programmatore supporta una marea di EEPROM e anche le GAL. Quelle che ho acquistato io sono le GAL 16V8D della Lattice, non so se si pronuncia Lattice o chissà che altro modo, e comunque è un nome poco adatto al canale Valoroso IT. Si carica il file di programmazione che mi ha gentilmente fornito Nicola Avanzi e si va in programmazione della GAL. Questo programmatore è veramente una manna, costa pochissimo e programma veramente di tutto.
Ecco, dice che la programmazione è andata a buon fine, quindi possiamo rimuovere il chip dal programmatore e proviamo a installarlo nel computer. Vediamo se Nicola Avanzi ha ragione, e io me lo auguro vivamente, perché altrimenti non potrò mai giocare a Fortnite con il mio Commodore PC10. Eccolo qua, questo è il chip originale Commodore. Poi mi hanno spiegato che questa, diciamo, questa cosa di dover sostituire un chip, un chip programmato con un software Commodore all'interno, una logica programmabile, era voluta perché così si disincentivavano le persone a voler fare il lavoro di espansione RAM da soli, perché altrimenti uno avrebbe acquistato il computer a 256k e si sarebbe espanso la RAM da solo, risparmiando, non avendo il codice sorgente presente all'interno di questa PAL, che vabbè, adesso ho appunto messo una GAL, non avremmo potuto fare l'operazione. Invece, grazie a Nicola Avanzi, io l'ho potuta fare. Adesso incrociamo le dita e speriamo che veramente sia la volta buona. Questa è quella originale, vecchia, la teniamo da parte, e questa è quella nuova. Oltretutto quella nuova è anche riprogrammabile, quindi adesso la utilizzo per fare questo lavoro, ma non è detto che in un futuro io possa cancellare e riprogrammarla per qualche altro chip che ovviamente deve essere compatibile. Speriamo, incrociamo le dita, accendiamo. Vediamo. 256. Sì, sta contando. Sì. Oh, è ritornato indietro. No, però sta andando. Stavolta l'ha vista la RAM. Ci siamo riusciti. Ok. Espansione RAM è andata a buon fine. Allora, adesso rimonto un floppy e proviamo a caricare il DOS, un giochino. Ecco, Fortnite no, lo dicevo per dire, non è che posso provare a caricarlo. Carico Arkanoid, dai. Eccolo, il floppy collegato in maniera un pochino provvisoria. Mettiamo dentro il dischetto. Accendiamo seguendo l'ordine corretto, quindi prima il monitor, poi il computer, come mi è sempre stato insegnato a fare. Allora, ogni tanto, ma non è colpa del floppy, questo computer rimane incastrato ed è per questo che ho messo quella schedina lì. Anzi, se qualcuno di voi mi aiuta anche su questo, evito di togliere tutti i chip uno alla volta e di provarli. In pratica cosa succede? Che il reset lo dà, ma poi non viene fuori il ready e quindi il computer non parte. Questa cosa succede ogni tanto. E sinceramente ancora non ho approfondito il discorso, però argomento per altri video. Ok, riavvio, quindi spengo, riaccendo fino a che non parte il computer. Ecco, infatti adesso vedete che è partito, quindi ha dato il segnale di ready e comincia a contare. Wow, che bellezza vedere sta RAM fino a 640k. Chissà che cosa ci posso fare con 640k byte di RAM. Sta caricando il DOS. Infatti, ecco qua, l'ha caricato. Ora leviamo via il dischetto del DOS e ci mettiamo quello del gioco. Partendo, CGA, la keyboard con la K. Allora, anche il monitor ogni volta fa così, dietro c'è un trimmer da regolare. Adesso, visto che ho il cellulare in mano, non riesco a farlo in diretta, sospendo un secondo il video e poi riparto. Sì, molto comodo è che ogni volta che cambia la risoluzione uno debba riregolare il trimmer, però
Così è. Sì, sì, dai, giochiamo, giochiamo. Quali sono i tasti? Ah, ok. Questi due qua. E poi con lo spazio spariamo. Allora, con una mano tengo il cellulare, con l'altro tento di giocare, non è che sia proprio comodo, eh. Poi già io sono una schiappa coi videogiochi. In più così mi cerco le difficoltà da solo. Adesso sta giocando da solo ed è più bravo di quando gioco io. Allora, abbiamo espanso la RAM a 640 KB partendo dai 256 originali. Gli step sono stati fondamentalmente tre. Uno, installazione dei chip RAM sui due banchi che erano vuoti. Allora, non tutte le mainboard di questi computer hanno i banchi vuoti, eh. Questa qui aveva i banchi vuoti e quindi questa operazione si può fare. Due, i deep switch da settare secondo la dimensione corretta della RAM, e numero 3, la sostituzione della PAL, della logica programmabile, con una GAL, che è l'equivalente moderno comunque già passato di produzione da chissà quanti mila anni, con il programma tale per cui il computer riesce a riconoscere anche la RAM aggiuntiva. Grazie ancora a Nicola Avanzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video sul canale Valoroso IT. Ciao!